davvero vicinissimo alla panchina gialloblu. Quella del prossimo anno, naturalmente, visto che per la stagione in corso il tecnico piemontese, avendo già allenato l'Inter, non può più essere arruolato. A confermare la trattativa di cui già la nostra Tereducato aveva parlato in tempi non sospetti è stamane il quotidiano Tutto Sport, secondo il quale l'accordo tra le parti sarebbe già stato raggiunto. Gasperini era entrato nel mirino della società ducale già lo scorso anno. I piani del club erano quelli di finire la stagione con Pasquale Marino per poi assumere l'ex mister del Genoa. Poi, in casa crociata, la situazione precipitò. Marino venne esonerato e Colomba si guadagnò sul campo la conferma anche per questa annata. Ma dopo il fallimento all'Inter, ecco che il Parma è tornato alla carica, per volontà soprattutto dell'amministratore delegato Pietro Leonardi, che con Gasperini aveva lavorato nel settore giovanile della Juve. Mentre di Del Neri sarebbe un estimatore soprattutto il patron Ghirardi. Il piano sarebbe dunque quello di far arrivare Colomba a maggio per poi congedarlo. Ma chissà cosa penserà in questo periodo il povero Franco, che a fronte di una classifica quantomeno accettabile vede agitarsi alle proprie spalle i fantasmi di Del Neri e soprattutto Gasperini, con la sfida in casa dell'Inter alle porte, roba da far andare di traverso i banchetti delle feste.